dopo avervi fatto vedere i modellini di Jill Valentine, adesso vi farò vedere tutti i modellini di Shuma-Gorath in questo videogioco Ultimate Marvel contro Capcom 3. Vi faccio vedere cos'ha quest'altro DLC. Se non avete notato, Shuma-Gorath è una piovra monocola, ha un solo occhio. Poi avete visto, ha parecchi tentacoli e si vede anche il suo occhio. Ma come fa a parlare se non ha la bocca, però? Ora guardate che succede quando premo X per cambiare colore. Così diventa tutta rosa con l'occhio verde quando era nell'arcade Marvel Super Heroes. Qui diventa tutto blu Shuma-Gorath e ha l'occhio verde. Diventa tutto bianco. Poi diventa tutto rosso con l'occhio verde, poi diventa tutto nero con l'occhio blu e poi alla fine diventa schifoso con parecchi occhi Shuma-Gorath. È disgustoso, davvero ragazzi. Va bene, non so che dirvi. Guarda, non ho altro da dirvi, ma posso dirvi che ora potete mettere un mi piace e iscrivetevi al canale come sempre. Io vi saluto, è tutto. Speriamo mi avete seguito con attenzione, poi vi ricorderete per sempre Gabri Costa quando vi ha spiegato i DLC di Ultimate Marvel contro Capcom 3, Jill Valentine e Shuma-Gorath. Ma guardate, non vi sembra pauroso e disgustoso Shuma-Gorath? Io lo trovo ancora di più. È meglio salutarvi.